chi realizza qualche cosa è un fatto molto importante. Avrei potuto scegliere anche solo gli uomini o uomini e donne, però sui vasi c'erano tanti uomini in tutta Liguria, direi. Tutte queste attitudini e questo non mi piaceva tanto. Allora ho capito che potevo anche cercare la vita nella vita quotidiana, le immagini che le facevano vedere quando si lavano, quando ballano, quando imparano a ballare e tutti questi sette temi che poi ho scelto perché mi sembrava più chiara ancora il messaggio. E la donna potrebbe essere l'uomo che fa questo, che scende, però mi sembra molto più evidente se le donne scendono. C'è anche un messaggio, direi, di un movimento femminista piacevole, perché il movimento femminista, anche spesso molto aggressivo, è molto unilaterale. Invece qui nell'indice c'è questo momento giocoso del piacere che fa vedere anche, mi pare, un'immagine della donna bella, una donna, non solo sotto l'aspetto estetico, ma bella come voglia del vivere, voglia di trasgredire questa frontiera della sottomissione alla religione, agli uomini, eccetera, questa liberazione che Sisa nella conferenza stampa ha saputo molto bene riassumere dicendo quello che è interessante in questo progetto è che c'è una ricerca verso la libertà, che è una ricerca che non è solo un mito che già era valevole al tempo dei greci, ma che ancora oggi è valevole. Quindi di capire questa trasmissione del ruolo della donna come una cosa attuale, non come una cosa storica fatta. E questo è il valore forse di questo messaggio storico di dire, ma quello che io interpreto attraverso questa mostra è una necessità di liberazione dell'essere umano come tale, come emancipazione, diciamo, e questo è il messaggio che voleva dare Lende. D'accordo. Diciamo tra maggio e settembre c'è l'idea anche di far uscire la mostra al di fuori di Digaiete e arrivare a Pestum. Il museo di Pestum è di una bellezza unica, non solo il museo, tutto il territorio intorno è così bello e ci sono le opere fantastiche quelle che ho viste là. Questi vasi non c'è nessuna che viene da Pestum. C'è una da Roma, da Atene, da Cracovia, da Monaco, da Berlino, una da Cambridge, ma questo non è importante, potevano anche essere a Pestum gli stessi vasi. E mi sembra un luogo ideale per parlare di questo tema, perché l'antichità per me non è una cosa morta, bisogna farla vivere e vivere in un senso che è progettato sul futuro. Questo mi sembra molto importante. All'amico Dezzi Bardeschi, che è un grande specialista del recupero nell'architettura, che è architetto, quando ha visto il catalogo e Linde gli ha spiegato la mostra, ha detto con ragione: questo è il procedere esatto, è quello che io vorrei far capire alla gente dell'architettura, che non è una cosa del passato, ma una cosa del vivere attuale, e queste di riportare nel campo architettonico, un pensiero di questo tipo è quello che lui cerca anche di fare. Quindi non è solo un'idea isolata di un artista, c'è, direi, quasi un movimento di ricerca in tanti campi diversi, sia della letteratura, sia dell'arte, sia anche dell'architettura, di una ricerca di questo recupero del rapporto fra emancipazione e storia. Solo infine, dicevamo del riutilizzo della ceramica nera, come si può portare la ceramica nera a diventare quotidianità? Come la si può riutilizzare nel quotidiano? Ma la ceramica nera era un oggetto di tutti i giorni in Portogallo, ma non solo in Portogallo, è una tecnica millenaria Bucchero in Italia. che è stata utilizzata in tutto il mondo, dove la gente aveva la terra, aveva a disposizione specie di cave dove potevano prendere
potevano far cuocere dove avevano un po' di cose che producevano fumo e poi si mettevano tutti questi oggetti, si chiudeva il forno e per una settimana circa lasciavano queste ceramiche nel fumo e il fumo è diventato il colore della ceramica. È una cosa impressionante, bellissimo. E questi però non sono di ceramica, questi sono di metallo, è solo il colore che ricorda. No, dicevo di quello sì. Per la ceramica nera, il processo è un processo che fanno attualmente quelli che abbiamo rifatto fare con i giovani ceramisti che abbiamo trovato disposti a farli. L'hanno fatto in un forno a circuito chiuso con legni resinosi. È la resina del legno che nel fumo dà il colore e lo attacca alla ceramica. Rimane, poi viene trattato anche con dei mezzi speciali di modo da una superficie brillante o matte, come vogliamo. Ecco, anche lì, vede, lei chiede sul rapporto con oggi. Si tratta, quello lo stanno facendo nella sezione design della scuola di Porto, che stanno cercando delle industrie per riutilizzare o riattualizzare le tecniche con un sistema dei forni a fumo, che non si sa se riusciranno a farlo, perché c'è anche, è molto pericoloso, lo fanno fuori, perché sono, non è una cosa semplice. Quindi l'interesse che abbiamo di fare questi progetti non è solo di fare arte, c'è un doppio interesse. Nel caso delle ragazze, c'è l'idea di riattualizzare un pensiero storico rendendolo vivo e attuale oggi con l'emancipazione. Nel caso della ceramica nera, riattualizzare un processo storico abbandonato, secondo noi ancora valevole sotto altre condizioni tecnologiche di produzione, che potrebbe ridiventare un rilancio industriale di qualche cosa di perduto. Ecco.